Allora, buongiorno a tutti. Seconda sessione dell'incontro del convegno Il Sindaco nell'emergenza di protezione civile. Saluto anche tutte le persone che ci stanno guardando in streaming. Stamattina faccio un po' di riassunto, occupati di che cosa significa nel concreto per un sindaco gestire un'emergenza. Soprattutto un'emergenza, abbiamo parlato molto del sisma, del sisma Emiliano-Romagnolo, Emiliano, scusate, soprattutto quando vivi in una zona in cui eri abituato a pensare che non fosse a rischio, no? Che il rischio sismico fosse basso, per tutta una serie di motivi. Abbiamo scoperto anche abbiamo affrontato anche la dimensione umana di un sindaco, soprattutto di un piccolo paese che è sindaco ma è anche vittima, no? Del sisma. E abbiamo poi ragionato insieme anche a Marco Iacchetta, vicedelegato ANCI, che ha svolto una funzione precisa durante la gestione del sisma Emilia, che cosa significa e qual è stato il supporto di ANCI all'interno, no, nella gestione dell'emergenza. Abbiamo anche sfiorato un po' il tema del sindaco nella ricostruzione, che è un altro aspetto, perché passata l'emergenza, poi la strada è ancora lunga, no? Per tornare alla normalità. Tra l'altro, oggi alle 17, c'è l'inaugurazione del municipio, del comune di Castello d'Argile, si chiama Torniamo a Casa, che, se ho capito bene, è il primo municipio che è stato ristrutturato, che vi siete in cui si ritorna, no, nell'edificio originario. E difatti Marco Iacchetta, il sindaco di Medolla, che ci ha fornito questa testimonianza molto calda, anche Filippo Molinari, sono rientrati proprio per partecipare a questa inaugurazione. Nella seconda sessione andiamo a toccare, che è quella che sta per incominciare, un tema abbastanza all'attenzione, che è quello dei gruppi comunali di protezione civile e delle associazioni di volontariato, ovvero come funzionano, qual è l'iter del nascente, coordinamento nazionale, ma anche qual è il rapporto poi sul territorio tra i gruppi comunali e le associazioni di volontariato, che è un tema abbastanza, come dire, interessante. L'abbiamo pensata come invitando anche dei testimoni diretti. Allora, incominciamo e diamo la parola a Gian Maria Tognazzi, che è funzionario della Protezione Civile della provincia di Brescia, che ci... Ah, è arrivato l'assessore. Buongiorno, assessore Fondra, prego. Noi rispettiamo la scaletta degli interventi e siamo partiti già col... Prego, siamo in diretta streaming, lo dico anche a lei. Tognazzi, ti cedo la parola. Grazie, sono qui a rappresentare la provincia, vi porto i saluti anche dell'assessore provinciale Fabio Mandelli, assessore alla protezione civile, vi porto anche l'ospitalità della nostra provincia che ormai collabora nella organizzazione di questo salone dell'emergenza da circa 12 anni e riteniamo sia una vetrina importante e forse anche a livello nazionale la più importante per rappresentare, portare, oltre che agli aspetti commerciali, anche quelli istituzionali e del volontariato, un punto di incontro sul territorio rilevante. Saluto i volontari che sono intervenuti, che interverranno anche oggi, ci saranno anche dei rappresentanti della mia provincia. Siamo una realtà fortunata da questo punto di vista perché il nostro territorio, che è composto da 206 comuni, abbiamo circa 1.300.000 abitanti come provincia, e qua mi sarebbe piaciuto, visto che siamo a un convegno, c'è anche l'ANCI, capire cosa ne pensano, visto che
si continua a parlare di soppressione di province. In questa, da, io sono dirigente del settore da circa 10 anni, seguo la protezione civile, seguo anche l'aspetto di pianificazione territoriale se per un lato quello della pianificazione territoriale tante volte siamo visti come coloro che negano, tolgono, mettono dei vincoli o un passaggio ulteriore, un vincolo ulteriore alle amministrazioni locali, come protezione civile devo dire che nei 10 anni e passa, che anzi sono, passa il tempo, ma sono quasi 13 che sono stato dirigente ad occuparmi di questo, siamo sempre stati di supporto e visti anche in un certo senso come un'ancora di salvezza, perché in una realtà come questa avere delle professionalità a livello sovracomunale e di emergenze ne abbiamo avute, perché se il terremoto dell'Emilia e anche un pezzo di Lombardia dell'anno scorso, nel nostro piccolo nel 2004 abbiamo avuto un evento che è stato quello del sisma di Salò, che come numero di che fortunatamente non abbiamo avuto vittime, però come numero di evacuati e di abitazioni danneggiate è paragonabile per la parte del territorio lombardo al sisma che si è avuto sulla provincia di Mantova. Ecco. In questo ci siamo sempre mossi con una finalità quindi di assistenza, di supporto. Vediamo che nella realtà, esempio, quella, non tutte le regioni, non tutte le province sono uguali, la nostra è composta soprattutto da piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti che hanno anche una nutrita componente di volontariato, perché se abbiamo 206 comuni e 150 organizzazioni di volontariato vuol dire che c'è una vivacità e un'attenzione, ma spesso l'amministratore e anche l'ufficio tecnico sono talmente oberati da tutta una serie di altri adempimenti che quando si verifica un qualche evento si trovano spesso disorientati e noi fino ad oggi questo supporto lo diamo e l'abbiamo dato e lo stiamo ancora dando. Vi dico solo che, per chiudere, che provincia di Brescia, Cremona e Bergamo, i prossimi 18, 19, 20 di ottobre, abbiamo un'area che è classificata, con comuni classificati in categoria seconda per il rischio sismico, organizzeremo un'esercitazione per la simulazione del rischio sismico. Ma la finalità principale, ecco, per noi è un'area anche della bassa pianura, che è meno dove abbiamo anche il volontariato è poco presente rispetto alle nostre valli, che hanno problematiche di rischio idrogeologico, incendi boschivi, molto più, ecco, non è neanche tanto una zona di rischio idraulico alluvionale. E già nella preparazione dell'esercitazione ci siamo accorti che tutta una serie di aspetti, nonostante che sia stata fatta la pianificazione, perché la nostra provincia dal 2004 dopo il terremoto, nel 2005 ci siamo accorti che i comuni che erano stati colpiti non erano assolutamente preparati. Abbiamo finanziato e supportato nella pianificazione di emergenza le amministrazioni. Diciamo che non è ancora sufficiente. Quello che ci chiediamo è, in un sistema così articolato, frammentato, come potrà essere gestito. Ecco. Poi sentiremo invece le testimonianze di nostri volontari, perché anche all'interno del volontariato le componenti si articolano
in maniera diversa e anche le problematiche che affrontano sono diverse a seconda delle tipologie di associazione o di gruppo comunale, però poi daremo la parola a loro. Grazie di tutto. Grazie. Grazie Gian Maria Tognazzi. Beh, intanto ha già posto qualche tema, qualche punto, una parte per ANCI, ma più in generale, adesso guardo l'assessore, trovato, no? Quindi il ruolo della provincia, il ruolo del supporto della provincia, qui quasi anche in termini, no? Dice abbiamo trovato comuni non preparati, li stiamo supportando o li abbiamo supportati e continueremo. Quando fate l'esercitazione noi vi seguiremo come giornale, faccio un attimo di... tanto la provincia comunica, è una delle realtà che in termini di protezione civile la provincia di Brescia comunica, non è così in tutta Italia. Una delle ragioni per cui noi siamo nati 5 anni fa, io lo dico in questo caso da volontario e via di seguito, è perché di protezione civile si parlava o di dipartimento o di volontariato diffuso. Tutta la terra di mezzo, sistema che c'è in mezzo, che in realtà fa molto, era totalmente sconosciuto, totalmente sconosciuto, una parola inesatta, ma anche ai miei colleghi giornalisti, a me è noto in quanto tecnico e presidente di un'associazione regionale, di un servizio regionale, di un'associazione nazionale, ma d'altra parte però, e lo ricordavo anche stamattina, purtroppo gli enti locali comunicano poco sulla protezione civile, poco. Noi ci siamo trovati in varie situazioni, anche a cittadini, momenti del Fadalto, così, che ci chiedevano altri terremoti, a noi giornata della protezione civile cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare. Allora, noi li abbiamo indirizzati, abbiamo chiamato anche i comuni interessati, abbiamo chiamato ANCI, tra l'altro le ANCI regionali, quindi questo è sicuramente un tema che abbiamo toccato anche ancora stamattina. Torno immediatamente...